Buongiorno a tutti, iniziamo anche oggi la nostra giornata affidandoci al Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della mia giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, continuiamo ancora oggi la nostra lettura del libro di Giona, nella quale ci stiamo cimentando in questi giorni della settimana vocazionale. Piccolo riassunto delle puntate dei 2 giorni precedenti. Abbiamo ascoltato Giona, questo profeta chiamato dal Signore per andare a Ninive, la capitale dell'impero assiro, appunto per convertire e portare al Signore quella grande potenza. Giona ha timore, ha paura e dunque scappa. Prende una nave per andare altrove, mentre sulla no nave scoppia questa tempesta. I marinai gettano a sorte per capire chi voler gettare in mare, quasi da offrire alla divinità per placarla. La sorte cade su Giona, loro capiscono che Giona stava scappando dal Signore e spaventati, lo buttano in mare. La tempesta si placa, Giona viene ingoiato da un grosso pesce e rimarrà nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Ascoltiamo allora l'episodio di oggi, appunto ci troviamo, Giona si trova nel ventre del pesce e formula questa bellissima preghiera che oggi ascoltiamo. Lettura del libro di Giona. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Ma io, con voce di lode, offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce, ed esso ricettò Giona sulla spiaggia. Giona vive l'esperienza dello sconvolgimento totale. È sottoposto a una prova che gli pare superiore alle sue forze. Le acque burrascose, simbolo delle forze del male e della morte, l'hanno sommerso. È caduto in un abisso e si sente come strangolato, al punto che il respiro gli viene meno. Ha l'impressione che non solo Dio lo abbia abbandonato, ma che pure la terra lo rifiuti, che non lo consideri più degno di essere annoverato tra i suoi abitanti. Ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Tra accenti così oscuri non manca però mai il filo luminoso della speranza. Mentre ha l'impressione che Dio volga lontano da lui il suo sguardo, vale a dire, mentre si sente orfano e smarrito, senza protezione e senza consolazione, Giona osa affermare: Eppure tornerò a guardare il suo santo tempio, che significa potrò ancora stare alla tua presenza, essere accolto nella tua casa. Quante vie di salvezza passano attraverso esperienze di angoscia e di sofferenza? Ma che cos'è l'angoscia? Essa è quella solitudine, meglio, quell'isolamento, che consiste nel non essere più in comunione profonda con la sorgente della vita, con Dio, che è amore. Nessun altro amore, se non questo che,
unico, eterno e infinito, può colmare la nostra solitudine. Quante persone soccombono sotto questa angoscia invincibile perché non trovano, a differenza di quanto è avvenuto a Giona, la via della preghiera, non incontrano il tu con cui aprirsi, in cui superare la solitudine. La preghiera è lo sfogo di questa angoscia nascosta, che nel manifestarsi si trasfigura in speranza. La preghiera vera, non il monologo, è l'unico modo di uscire dal baratro dell'angoscia, perché essa ha le sue radici nel cuore umano, ma nello stesso tempo è l'ancora di salvezza che Dio getta per strappare l'uomo dal naufragio sotto la violenza delle onde. Essa è la porta che si apre sull'Eterno, è la parola dell'uomo e insieme la parola di Dio. È grido e insieme silenzio, è domanda e già anche risposta. Il grido allora diventa canto, grazie alla forza trasformante della fede e dell'amore. La paura scompare, perché l'oscurità è illuminata dalla certezza che uno, lui, è presente e ci conosce, ci possiede, ci protegge, ci custodisce. Questo è il momento della fede matura, di quella fede che dà lo slancio per fare della propria vita un'offerta. Pur trovandosi ancora nel ventre del pesce, Giona può dire: «Ma io, con voce di lode, offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore». La salvezza ha un nome e un volto, Cristo. A Lui eleviamo ogni giorno la nostra preghiera. Forse quello che abbiamo ascoltato oggi è un po' il brano più complicato del libro che stiamo leggendo, perché oggi non ci viene raccontata tanto una vicenda, una storia, dei fatti che avvengono, che si compiono, come abbiamo ascoltato ieri e l'altro ieri, ma piuttosto questo brano è una lunga preghiera, anche un po' poetica, che Giona porta al Signore mentre si trova nel ventre del pesce. Allora, proprio così dobbiamo leggerla, mettendoci un po', facendo questo sforzo di immedesimarci nei panni di Giona, e allora è un racconto che non parla forse della concretezza della nostra vita, della fisicità, ma parla del nostro spirito, degli atteggiamenti che anche il nostro spirito in alcuni momenti vive, e soprattutto in una situazione come Giona, in una situazione drammatica, di dramma e di angoscia. Però vorrei iniziare prendendo alcune anche simbologie che questo racconto, ma soprattutto anche la preghiera di oggi ci porta, perché la lettura di oggi iniziava dicendo che Giona si trova nel ventre del pesce. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse. Giona si trova nel ventre di un pesce, un pesce che noi siamo stati abituati a identificarlo come una balena, appunto perché nella Bibbia si parla di grosso pesce, ma anche gli antichi testi degli ebrei parlano sempre di questo pesce al femminile, proprio come balena è un nome che nel suo genere italiano è al femminile. E mi sembra interessante allora qui che si parla di questo ventre, di questo pesce al femminile, perché ci dice che Giona sta vivendo quasi una seconda rinascita. È come se tornasse nel ventre, nella pancia della mamma, dove lì appunto si aspetta per 9 mesi prima di essere pronti a nascere, a vedere la luce di questo mondo. Ecco, è come se Giona ritornasse un po' in quello stato per rinascere di nuovo, per avere una seconda nascita. Ricordiamo nel Vangelo quando Gesù dice a Nicodemo, anche quel Vangelo un po' enigmatico, è la necessità di dovere rinascere dall'alto, nascere una seconda volta. E se ci pensate è proprio anche quello che farà Gesù dopo la sua morte, quei 3 giorni che lo separano dalla resurrezione e lo portano, quasi la resurrezione possiamo vederla anche in questo modo, a una nuova nascita, una nuova vita. Ecco, Giona nel ventre del pesce vive questo momento di difficoltà, lui lo chiama di angoscia, ma è un momento di conversione,
di cambiamento di strada, un momento di silenzio, di isolamento, di solitudine che gli permette di stare solo con se stesso e con il Signore e dunque di cambiare vita, di rinascere di nuovo. Allora mi sembra che sia bello vedere anche questa vicenda di Giona proprio in questi giorni, dove magari, anzi senza magari, l'isolamento, ma anche qui si parla di angoscia, di paura, si parla addirittura di profondità degli inferi, appunto in fondo al mare, magari una condizione che viviamo noi, oltre anche l'isolamento, la solitudine, magari a tanti di noi ultimamente nasce anche un po' così, qualche sentimento di angoscia, di paura e di tristezza. Ma è bello che di fronte a questo Giona non ha paura di esprimere i suoi sentimenti al Signore, di dire come sta, eppure ci mette sempre un ma. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, però Egli mi ha risposto. Eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. In questo momento a Giona non manca la luce della fede, ed è questo che poi lo porterà a rinascere. C'è una parolina che forse tanti, usano anche per descrivere questo momento come una serie di anni che il nostro mondo ha vissuto negli ultimi tempi, che è il vocabolo crisi, che è una parola che rimane a noi con una sua accezione molto negativa. Uno appena sente la parola crisi è un po' spaventato. Andare in crisi è una parola che spaventa. Eppure non dobbiamo dimenticarci che la parola greca, crisis, da cui deriva crisi, non vuol dire altro che scelta, decisione, scelta. Allora la crisi, per Giona questo momento di crisi, diventa in realtà un momento di scelta, di decisione forte che gli cambia la vita. Allora vorrei concludere proprio lanciando un po' questa provocazione che forse anche per noi, non parliamo per il mondo intero, parliamo per noi. Questo momento che stiamo vivendo può essere un momento di crisi, ovvero che porta tante cose anche difficili, ma come occasione che ci porta a una scelta, a una decisione forte. Io sto pensando un po' a questa cosa e mi piacerebbe rilanciarla, credo che ci sarà anche occasione in futuro, che è questa. Purtroppo in questi giorni stiamo sentendo, tra le tante persone che stanno perdendo la vita e non ci sono più e tutte dobbiamo ricordarle, purtroppo anche di tanti sacerdoti, tante consacrate che in questi giorni hanno perso la vita a causa di questa malattia. E io stavo pensando un po' a questa cosa, che finito questo periodo, noi tutti i discorsi che abbiamo fatto, stiamo facendo, belli, sulla vocazione, sulla chiamata del Signore, dovremo rileggerli anche in questo verso. Si sono liberati tanti posti. E la Chiesa ha tanto bisogno. E allora il domandarmi, ma il Signore cosa chiede alla mia vita? Dovrà essere ancor più legato a questa domanda. La Chiesa, che è la mia grande famiglia, che cosa ha bisogno in questo momento e che cosa ha bisogno anche da me? E questi posti che purtroppo sono rimasti liberi da questi uomini e queste donne che per la Chiesa hanno dato la vita, sono posti da riempire. Io davanti a questo che cosa posso fare? Ecco, possa essere anche questa una piccola provocazione, però per dire che anche questo momento per noi può essere un momento di scelta e di decisione. Concludiamo con la preghiera. Signore Gesù, nostra potente salvezza, tu che hai attraversato i cieli per venire a pescarci nel mare profondo della nostra miseria, fa che quando la nostra fede vacilla sotto l'impeto delle onde, non si spenga nel nostro cuore il grido della preghiera. Vieni continuamente, Gesù, a trarci in salvo dai mari, dai marosi dei nostri dubbi, dalle nostre paure senza nome. Salvati da te che sei l'Emmanuele, saremo pronti ad annunziare la tua salvezza fino ai confini della terra, fino ai mari lontani. Crediamo, sì, noi crediamo, che tu non ci verrai mai meno come hai promesso. Ecco,
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, fino a farci varcare danzando la soglia dell'eternità beata. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata e buon lavoro a tutti nei vostri impegni quotidiani.